Allora, prima tappa 300 km dalla partenza. Siamo vicino a Verona. Pausa caffè, rifornimento. E poi si riparte per altri 300 km. Siamo arrivati allo svincolo per Trieste. Qui incomincia la coda, non sappiamo il motivo, ma noi usciamo. Quindi speriamo di essere più tranquilli. No, perché fino adesso io facevo i video da solo, invece c'era anche lei, andava a fare la pipì, o prendeva il caffè o guardava la moto. Invece adesso abbiamo appena fatto una piccola pausa e adesso ci mancano 300 km per arrivare. 300 km per arrivare a Belgrado. A Belgrado, bello Belgrado. Speriamo di farcela e domani invece solo più 700 km. Oggi sì, è stato bel un po' più tempo, bella temperatura, è andato tutto bene. Ecco, un marito fantastico e quindi cosa vuoi di più? Dai. Bella vita. Allora, a stasera speriamo da Belgrado. Ciao! No, è meglio aspettare, sai? Sono una attaccata all'altra. Allora. Aspetta. Scusa, eh? Ok, solo passaporti. Qua mi fa uscire tra un chilometro. Speriamo che sia giusto. Ah, siamo nel traffico di Belgrado mattutino del lunedì. Qui la gente andrà anche a lavorare. C'è un sacco di macchine, un sacco di gente e ci sono 25 gradi, 9 meno un quarto. Sofia 58. Ho quell'impressione lì che possa essere qua. Allora, tazza la pizza è lì. È lì. Farmacia, gas station. Allora, piazza. No, gli telefono. Sono qua. Perché mi ha detto l'unica piazza che c'è una statua. Stavo guardando. Ah, ecco, vedi? C'è la statua là. Autostrade. Penso a te. Penso ce l'avamo capitato domani. Allora voilà, via. Oggi non c'è. Oddio, dopo magari mi va di tutto andando via. Quindi qui abbiamo anche il nostro amico Alberto. Che loro non lo sanno, ma tu sei un grande viaggiatore. Io il libro l'ho preso, sì, la mia sebe. Qui ci abbiamo anche la Bruna Ermanno. Sono io Domenico. Dai. Sono io Domenico. Io però ero un pollo ancora, no? Avevo 24 anni.
Quindi ho detto non prenotiamo il mio amico né la nave né l'aereo, perché ho detto non sappiamo neanche se arriviamo da carico la macchina. Quando siamo arrivati? Siamo arrivati gli ultimi degli ultimi, cioè erano tutti passati davanti, ma a me interessava il ride, non mi interessava il rally praticamente. Però avendo sentito i prezzi della nave che riportava la macchina in Francia e avendo sentito il prezzo dell'aereo che ci riportava in Italia, ci siamo guardati e siamo tornati indietro con l'Arenor 4. Eh beh sì, per forza. Si costava di me. Non so se... C'erano paura. Certo. Poi io sono riuscito a far dormire Bruna in tenda a meno 5 gradi. Perché da noi fanno un piccolo raduno invernale a gennaio, febbraio. Ma no, perché io ero abituato, perché io arrivo da Novello, che è un paesino piccolissimo, delle Langhe. Sempre del vino. Cormons, anche loro sono bravi. Quando ero piccola, i miei genitori erano contadini, bene o male. Era abituato al freddo? Era abituato al freddo. Sì, però adesso quando ci sono 18 gradi c'è freddo. Ma sai cos'è? Noi siamo dell'altro secolo, no? Quando io ero piccolo, i miei genitori magari all'ultimo dell'anno facevano la festa, io andavo a dormire dai nonni. E i nonni dormivano con la finestra aperta perché dicevano che faceva bene, che faceva salute. Se lo fai oggi sono tutti quanti ammalati. Allora, e con le mani la tiene, sembra fatto apposta, eh? Avessero un discorso. L'altro anno ho fatto una conferenza anche in una scuola italiana. Io sono entrato e erano tutti così. Allora, qua a sinistra. Siamo arrivati in dogana alla Turchia. Siamo appena usciti da quella bulgara e adesso siamo in coda a quella turca, che parola sul telefono. Vedo che sono abbastanza fermi, abbiamo un po' di macchine davanti. Ci dispiace un pochettino perché non è tanto presto e noi dobbiamo ancora cercare da dormire e da mangiare. Siamo entrati in Turchia, stiamo andando in direzione di Edirne, ahimè sono le 8 meno un quarto e qui è buio pesto. Ma tanto la via che andiamo noi è qua a destra. Allora, abbiamo fatto una foto prima, se non sbaglio, qua, questo qua, che si chiama... la zona più gettonata è Edirne Şehir. Forse no, sto pensando a provare a chiedere a questo qua. Chiedigli, Armando, chiedigli, mentre io guardo tu chiedigli. Infatti, però c'ho il telefono qua. Così la butto giù. Messo cavalletto? Messo? Cavalletto è messo? Le comiche. Allora, dobbiamo far passare l'aereo adesso, perché ci passa davanti. Guarda che roba. Turkish. Turkish.
eccoci sul ponte. Alla nostra destra abbiamo Istanbul. Aiuto. Dietro. Vediamo, va. Andiamo a comprare il ficchio. Ok, dai, scendi. Qui adesso però noi come soldi cosa abbiamo? Fai vedere qua se c'ho ancora. Dobbiamo fare così. Due fine, già finito. Allora, adesso ci troviamo. Vediamo dove ci troviamo. Ci troviamo vicino a Ordu sul Mar Nero. Ecco, qua, siamo qua sul Mar Nero. Sul Mar Nero. Stiamo andando a Trebisonda, 200 km dal confine con la Georgia, quindi ci va ancora un pezzettino. Fino adesso abbiamo percorso più di 3000 km, adesso ne mancano altri 200 arrivare a Trebisonda, dove ci fermeremo, e altri 200 per entrare in Georgia, penso domani mattina, con destinazione Tbilisi. Ecco, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. No, non si iscrive nessuno. Comunque sì, fino adesso è andato tutto bene e adesso abbiamo macinato tanti chilometri, tanti litri di benzina, però abbiamo visto anche tanti paesaggi diversi. Fino adesso il viaggio è meritato. Speriamo che migliori nei prossimi chilometri. Te sei pronta? Oh, io sono pronta. Sei calda? Sei pettinata? No. Non sei pettinata. Dietro, come potete vedere, c'è anche Armando. Lui proseguirà presso il monastero di Sumela. No, vuoi un fico? Qua tra lo su ci andrà un'oretta.
mangiare sul nero. Questo è la scusa buona per mangiare sul nero. Che sentiremo andare. Sì, ma non posso andare però. Non è successo solo questo. Risulta che è andato giù un ponte. Va già bene che è andato giù prima che passassimo noi, adesso anche se non si può, noi torniamo indietro. Allora, non si potrebbe, ma noi torniamo indietro lo stesso. Ma perché passi da lì? Ma non possiamo noi, eh? Fai in fretta che c'è uno che arriva. Eh sì, eh? Alsanız mağdur olmayın yani. Orada paranızı bozarsalar devam edersiniz. Tamam. Tamam. Şimdi burada vazim de gittik. Siz devam edin. Orada bozdurabilirseniz sonra çıkın, sana parayı getirip bana getireceksiniz. Yok, yukarıda ödeyeceksiniz. Ha, anladım. Teşekkürler. Güzel kapıyı açsın. Ha, allora. Şimdi ne monasteri? 450 lira one person. One person. A piedi o sumela ticket, inside ticket. Ma si andrà dentro o da fuori? Vedere fuori o dentro? Outside. 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 Ok, two people. Three people. 50 lira. 50? Yeah. Cosa sarebbe 50? Sì, quando c'è un pezzo di strada che porta su al monastero di Sumela con la navetta obbligatoria per 4 km. Vabbè dai, fino a qua ci siamo. Allora, eccoci qua. No, eccoci qua. Che vi si dà? No, monastero di Sumela. Il monastero di Sumela è molto bello. Turchia. È molto lontano, non si può fare le scappate del giorno. No, perché è soltanto 1200 km. Le scappate del giorno non ce la facciamo. Vedrai bello. Che tra un po'... Bruna! Bruna! Noi facevamo cose le pizze. Ci fanno le pizze. Armando, dove è andato?
Hai qua Ermanno? Non lo trovavamo. Guarda qua, che fa cucù. Qua c'è il formalegna, Ermanno, per fare la pizza, metti qua con le palline. Alla fine siamo in... Ma non ho ancora capito qua. Però da 450 lire a testa a 50 tutte e tre non capisco. Però quello lì era il primo giorno di lavoro. Ma no, magari non si fa andare lì dentro. Allora, io dico che se uno deve fare 3200 km per venire a vedere questo, no. È perché vogliamo vedere. No? Però... Però è una bella cosa. Allora, io sono cotto. Cosa? A salutare lui, noi ti salutiamo così amici Italia, Inter Milan, eh? Inter Milan, Inter Milan, so, dai, Inter... sentiamo, ciao, ciao. Bye. Devo spegnerla, eh? Riprendiamo un attimo questo pezzettino qua dove c'è tutti questi camion. Dobbiamo andare un po' a sinistra. Aia. Kosk Hotel. Eravamo vicini. Mancano 19 km più o meno. Andare a sinistra verso Batum, Sarp dove c'è la dogana. Allora, questa è già la coda per la dogana, 19 km. No, sono parcheggiate senza uomo a bordo.